L'idea dell'Italia dei valori, di rinnovamento, di uguaglianza e di trasparenza si concretizza nell'iniziativa Comuni Trasparenti. Walter Avicenzo, presente. Siamo arrivati alla seconda parte del Consiglio Comunale del 27 ottobre e siamo arrivati nel vivo del Consiglio Comunale. Come vedrete, l'opposizione cercherà di metterci in grossa difficoltà, poiché incominciamo a trattare gli argomenti di vitale importanza per questo Consiglio Comunale e per la comunità intera. Tratteremo infatti l'emergenza ambientale che noi abbiamo cercato e abbiamo poi risolto attraverso l'assunzione di vigili urbani con il compito di vigilanza sul territorio. Rinvieremo, come vedrete, la vendita dell'immobile di via Garcia Lorca, ma abbiamo preso altre due decisioni importanti. Infatti abbiamo dotato il Comune di Succivo di due regolamenti che io ritengo molto molto seri ed importanti. Il primo regolamento riguarda la polizia mortuaria che si occupa della riorganizzazione e del riordino dell'intera materia cimiteriale e quindi la costruzione, l'abbellimento e quant'altro riguarda il cimitero. Ma il secondo regolamento ha più una valenza sociale. Infatti abbiamo adottato un regolamento, appunto, come dicevo, in cui invitiamo i cittadini ad adottare degli spazi verdi. Ossia, diamo la possibilità a chiunque voglia, a chiunque ne abbia interesse, di prendersi cura del proprio paese e degli spazi verdi che il comune, ahinoi, non ha soldi per tenere bene, tenere in ordine e rendere decorosi. Come vedrete, in questo Consiglio Comunale l'Italia dei Valori ha ottenuto un'altra grande vittoria. Infatti, se ricordate, i commenti dello scorso Consiglio Comunale, ci siamo espressi perché fossero modificati, emendati, in ogni caso migliorati i regolamenti di polizia mortuaria e il regolamento per l'adozione degli spazi verdi. E così è stato, e infatti sarò proprio io il relatore di questi due argomenti che io stesso ho provveduto a modificare ed emendare. Buonasera. Come tutti sappiamo, il territorio succinese è di grande estensione. Si estende quasi per 7 km quadrati e ultimamente, come tutti noi ben sappiamo, è diventato un immondezzaio perché emissari di ecomafie vanno a scaricare di tutto. Da materiali nocivi, da rifiuti nocivi, speciali, tossici, materiali di risult urbani, c'è proprio di tutto. Tant'è che il sito denominato Torre Palomba, cioè, per quanto ho avuto modo di vedere in questi ultimi giorni, era ricettacolo di tutto. Lo sa bene qualche nostro amico che sfrutta, utilizza quel percorso per footing la mattina, dai depuratori fino alla cosiddetta Santa Venere. Non è footing, è stretching. No, quella è un'altra cosa, lo stretching. Quello è footing, cioè che è con i piedi. Quello che fa allora, per il tuo amico. No, no, allora, stretching sono gli esercizi più pazienti. Allora, in quest'ultimo tempo siamo riusciti, grazie anche all'incisiva azione del sindaco, attraverso i carabinieri del NOE, ad entrare nel piano di bonifica dei litorali Domizio e Flegreo, per cui siamo entrati in un piano di bonifica del territorio affidato alla ditta Iacorossi, competente di queste cose. Infatti la stessa da una settimana è intenta bonificare il nostro territorio, ma bonificarlo è poca cosa rispetto a quello che potrebbe succedere e accadrà sicuramente in futuro se noi
non poniamo in essere azioni incisive tali da perseverare il nostro territorio da attacchi vandalici da parte di queste ecomafie. Quindi questo assessorato, questa amministrazione, sensibile com'è, intende porre in essere tutte quelle azioni che cercano di prevenire quello che è accaduto in questi ultimi tempi. Per fare ciò c'è bisogno quindi di personale specialistico che abbia determinati requisiti, e noi da soli, così con un corpo di vigili urbani ridotti all'osso, no? Due vigili su un territorio così vasto, non siamo stati in grado di fare granché, nonostante abbiamo profuso molti sforzi. Ecco perché, sfruttando e adoperando una direttiva, cioè un'ordinanza del Consiglio, del Presidente del Consiglio dei Ministri del mese di agosto del 2009, quella che è contrassegnata con OPCM 3804 del 2009, consente ai sindaci in periodi di emergenza rifiuti di reclutare, cioè quindi di convenzionarsi, di avere a tempo determinato di potersi servire di personale specialistico. In questo modo noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo inteso, visto che non potevamo fare assunzioni, abbiamo inteso sottoscrivere, stipulare una convenzione col comune vicinore di Sant'Arpino, che avendo a disposizione tre vigili urbani a tempo indeterminato ma impiegato part-time, quindi loro il tempo indeterminato, ma per noi sarebbero impiegati a tempo indeterminato, quindi noi abbiamo, proponiamo questa sera, noi è determinato, loro sono indeterminati, part time. Il problema qual è? Che noi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale la delibera di convenzione con questo comune, stracciando da questa l'assestamento di bilancio, perché il parere dei revisori dei conti, non certamente per deficienza dell'ufficio, ma per motivi personali di qualche revisore dei conti, non è stato possibile apporlo. Quindi la stracciamo e votiamo semplicemente stasera questa convenzione. Porremo anche in essere anche altre azioni, perché solo queste non è sufficiente a salvaguardare il territorio, che poi comunicheremo al momento opportuno. Quindi io penso che su questo argomento chiede addirittura anche il voto favorevole della minoranza. Vi ringrazio. Iniziativa. Innanzitutto, non so se così può davvero, e se così può davvero ci dobbiamo attivare per il quadro programmatico che lei ha fatto per quanto riguarda il nostro territorio, il cettacolo di... Ma quello è così, non è che... Chiedo scusa. Io non ho detto che non è bene, detto, se è così, noi domani mattina ci dobbiamo attivare immediatamente, perché dobbiamo denunciare noi la situazione di pericolosità che esiste nel nostro territorio. Scusate.